Ciao a tutti, la redazione telematica Domenica Stelio Ficarazzi oggi qua presente allo stadio Acquasanta di Palermo per assistere alla partita tra Palermo Calcio Popolare e Gibellina. Palermo Calcio Popolare reduce una vittoria in quel di Belmonte Mezzagno per 0-2 e oggi sicuramente la partita non sarà semplice contro la squadra di Gibellina e ci vediamo dopo per commentare il primo tempo. Ciao! Paolo fa il terzo, una cosa per tutti in Serie B. Viva così! Viva Iamo così! Viva Iamo così! Viva Iamo così! Viva Iamo così! Abbiamo fatto nel primo tempo una piccola chiacchierata con i nostri amici del Palermo Calcio Popolare perché non se la sentivano, dato che il Palermo Calcio Popolare era sotto per 1-0, ma adesso possiamo dire che l'hanno più che ribaltata. Abbiamo vinto 5-1 e siamo contenti. Certo, c'è molta soddisfazione, molta felicità per questa vittoria. Il Palermo Calcio Popolare così va a quota 12 in campionato, se mi sbaglio, o 9? 9. Tu sei troppo ottimista. 9. Vabbè, ma comunque potrebbe arrivare la quarta vittoria allora domenica col Colomba Bianca. Che partita sarà, Gabriele? Colomba Bianca, non lo so, vediamo. Noi giochiamo sempre a calcio, vediamo come finisce. A noi ci interessa divertirci, bere la birra, poi come finisce. Cantare, sempre, cantare fino alla fine. Abbiamo visto che l'altra volta il Colomba Bianca ha impensierito il San Giorgio Piana, che poi alla fine ha vinto per 2-1. Però comunque speriamo che sia diverso, il Colomba Bianca non giochi bene così come ha fatto nella scorsa partita e che il Palermo Calcio Popolare rifili di nuovo una cinquina alla squadra avversaria. Ci accontentiamo anche 1-0 su autogol. Certo, pure noi. Allora, Magna Cavallo per gli altri e poi noi abbiamo fatti 5, però non me lo so dire. Va bene, ci vediamo alla prossima domenica, però rimandiamo il nostro appuntamento per martedì alle 21:30 con Giuseppe Sala, proprio allenatore del San Giorgio Piana.